tutti e ben ritrovati. Abbiamo un primo maggio che vedrà un netto cambio di circolazione. Infatti, dal caldo di queste ore passeremo all'arrivo di una perturbazione che interesserà gran parte delle regioni italiane, in particolar modo quelle centro-settentrionali, ma coinvolgerà anche la nostra regione. Vedete, perché il vortice depressionale pian piano punta proprio all'Italia. Avremo però temperature che nelle prossime ore segneranno ancora valori al di sopra delle medie. Queste sono le anomalie a 1500 metri di quota. Guardate, ancora temperature più alte rispetto alla media, e avremo anche i cieli che torneranno ad essere sabbiosi e lattiginosi a causa di una poderosa risalita di pulviscolo che direttamente dal deserto del Sahara raggiungerà, sospinto dalle forti correnti settentrionali, anche i cieli italiani, e molta di questa sabbia in sospensione poi cadrà al suolo con l'arrivo delle precipitazioni. Ma avremo ancora una settimana molto dinamica, perché poi nel corso dei prossimi giorni, proprio in concomitanza del fine settimana, arriverà un altro vortice depressionale. Vedete, questa è la situazione per venerdì, sempre di origine atlantica, che porterà l'arrivo di ulteriore instabilità, con le temperature che torneranno gradualmente a diminuire e addirittura a scendere al di sotto delle medie. Questo infatti è la fotografia per venerdì, che vedrà proprio l'arrivo di temperature più basse rispetto al normale. Andiamo con ordine, partiamo con la giornata di oggi, che vedrà ancora le ultime ore di stabilità sulla nostra regione, con cielo sereno ovunque, temperature molto miti con valori fino a 25-27 gradi, ventilazione moderata dai quadranti nord orientali, ma cambia tutto nelle prossime ore. Infatti mercoledì 1 maggio avremo l'arrivo intanto di molta sabbia sui nostri cieli, non avremo quindi una giornata soleggiata, ma già da subito con l'arrivo di nubi sin dal mattino. Poi nel corso delle ore pomeridiane arriverà un po' di instabilità con piovaschi sparsi su tutta la Puglia centrale e settentrionale. Andrà un po' meglio invece sul Salento, dove avremo ancora un'alternanza di nubi e schiarite, ma con basso rischio di piogge. Per quanto riguarda la ventilazione, attenzione, perché avremo un netto rinforzo dei venti che si disporranno nei quadranti sud-orientali e sperseranno la Puglia per tutto il giorno. Per quanto riguarda le temperature, non avremo sostanziali variazioni. Questo è giovedì 2 maggio, avremo una situazione variabile al mattino con nubi e schiarite, nel pomeriggio una situazione molto simile a quella di mercoledì, tornerà l'instabilità sulla Puglia centrale e settentrionale, con fenomeni veloci che nel corso delle ore serali tenderanno già a diminuire, a cessare del tutto. Le temperature diminuiranno con valori intorno ai 23-24 gradi nelle ore centrali del giorno, e ventilazione ancora sostenuta dai quadranti meridionali. Chiudiamo poi il quadro con venerdì 3 maggio. Avremo l'arrivo, come detto nella prima parte del video, di un vortice depressionario che causerà, dopo una mattinata variabile, l'attivazione di una instabilità pomeridiana piuttosto intensa, con pericolo di temporali che interesseranno gran parte delle zone interne della Puglia, con sfondamento poi verso le zone costiere. Temperature che diminuiranno ulteriormente nelle ore centrali della giornata, non andremo oltre i 21-23 gradi. Le minime invece non subiranno variazioni sostanziali. Anche venerdì vento sostenuto dai quadranti sud-occidentali. Occasione di instabilità anche durante il prossimo fine settimana. Io vi aspetto sabato per tutti gli aggiornamenti. Grazie per l'attenzione e buona festa dei lavoratori da tutta la redazione di RN News.